Ci troviamo in Viale Italia numero 50, siamo esattamente ad angolo con la via Montegrappa. Alle mie spalle vedete appunto il polo ospedaliero, la Santissima Annunziata, e questa è proprio la Viale Italia che percorre qua sotto. Siamo in uno stabile degli anni 60. Cosa è successo? Nel 2000, stiamo parlando del 2019, quindi l'anno prima della pandemia, ci contatta un cliente per vedere un immobile molto interessante. Era una villa che avevamo in vendita in una delle parti dell'agro di Sassari, una villa importante, aveva un certo tipo di importo, chiedeva sopra sempre, mi sembra che fosse intorno ai 450.000 euro, quindi insomma un acquisto importante per una giovane famiglia. Il loro obiettivo era appunto quello di comprare una casa più grande. Già qualche anno prima avevano comprato questo immobile esattamente sopra questo appartamento, che tra l'altro potete vedere anche nelle nostre pubblicità, in Via d'Italia 50B, che è un attico, un appartamento di dimensioni più piccole, stiamo parlando di circa 100 metri quadri, con anche un garage che era molto interessante. Quindi lui ci dice: Massimo, senti, io vorrei comprare questa casa che tu hai in vendita, però ovviamente devo vendere la mia casa prima. E questa è una problematica che coinvolge il 90 e più per cento dei nostri clienti, quindi non è anomalo, è la normalità. Quindi gli diciamo: perfetto, guarda, i passi ovviamente sono questi da seguire. Vediamo la casa, cerchiamo di dare una valutazione all'immobile, dopodiché mettiamo l'immobile in vendita e, sperando di venderlo in tempi ridotti, ti terremo informato su come vanno le operazioni anche sulla villa che vorresti comprare, in modo tale che se la villa dovesse vendersi, tu fai quello che ritieni opportuno, anche tirarla via dal mercato senza nessun tipo di costo a tuo carico. Quindi da questo punto di fiducia si parte, si va a valutare l'immobile. Lui ci fa una richiesta per l'immobile ci dice: Massimo, guarda, noi volevamo venderla a una certa cifra, che secondo noi, dall'analisi di mercato, era un po' troppo bassa, ecco, voleva ricavare una cifra che poi gli avrebbe permesso di comprare l'altra casa, andando poi a fare una trattativa che sarebbe stata poi magari troppo in perdita. Quindi abbiamo analizzato il mercato immobiliare da Via d'Italia fino ad arrivare a Piazza Porrino. In quell'estate, era proprio agosto, nell'agosto del 2019, non c'erano tantissimi immobili attico in vendita. L'attico era bellissimo, come state vedendo dalle immagini, perché aveva completamente ristrutturato recentissimamente, aveva realizzato quello che tutti cercano, ovvero il secondo bagno. Aveva una terrazza, anche se non larghissima, aveva però una bella terrazza abitabile con un bell'angolo barbecue e dei divanetti che guardava il golfo dell'Asinara. Voi oggi qua siete al quinto piano, siamo al sesto, quindi immaginatevi, non si vedevano le antenne, non si vedevano i tetti, era una vista pulita di quello che era la vista mare, che da Sassi è una cosa importante. C'è un polo ospedaliero, per cui moltissimi medici specializzandi sono interessati a questa zona. Quindi mettiamo l'immobile in vendita a 200.000 euro con l'autorimessa. Cosa succede? Succede che immediatamente, nonostante fosse agosto, iniziamo a ricevere un numero molto elevato di richieste su questa casa. Non capita spessissimo, ma quando capita il mercato inizia veramente ad andare in fermento. Abbiamo deciso di fare gli open house, che sono gli open house non è altro che un evento per poter cercare di coinvolgere tutto questo grande numero di persone. Ne sono venute in due sabati 62. Cioè, all'epoca non c'era il problema della pandemia, ora gli ingressi vanno contingentati, ma è comunque sempre possibile fare questo tipo di lavoro. E abbiamo organizzato un buffet, abbiamo dato le spiegazioni ai clienti che entravano e uscivano. Era una visita libera, quindi non tanto la visita intima che molti a volte ci richiedono, e noi diciamo sempre: guardi che stiamo andando a vedere una casa, non è che si deve vergognare. Se domani va nella boutique dell'Auto Prestige in Viale Porto Torres a vedere un Mercedes da 80-90 mila euro, chissà che macchina, ci saranno anche altri acquirenti anche nel salone. La stessa cosa è una casa, uno non si sta facendo niente di male. Comunque arrivano 62 persone a vedere questo immobile. Dopodiché, da queste 62 persone, quindi questo grande traffico ha generato un forte numero di appuntamenti per venire in ufficio,
parlare della casa e capire un attimino cosa fare. La prima cosa che è successa è che nel momento in cui l'abbiamo messa in vendita, subito degli amici della proprietà l'hanno contattato perché volevano subentrare loro, comprare loro la casa e non far fare l'open house, come abbiamo detto prima. Abbiamo consigliato alla proprietà di non farlo perché avrebbe un po' rovinato quello che era tutto il lavoro che abbiamo fatto fino a quel momento e non avrebbe reso il mercato realmente meritocratico, perché avrebbe ceduto l'immobile a solo una persona. Quindi cosa succede? La persona, il proprietario, molto intelligentemente, lo ringraziamo, ha detto: guarda, io giustamente, come si dovrebbe fare sempre, ho affidato l'incarico a un professionista, quindi vai a parlare col professionista. È venuto in ufficio e l'abbiamo gentilmente comunque invitato all'open house, perché benché conoscesse la casa, ovviamente non l'aveva vista in tutto e per tutto come durante una visita immobiliare. Quindi, morale della favola, iniziamo le visite, iniziamo gli appuntamenti in ufficio per poter discutere eventuali proposte, eventuali trattative, e arrivano circa una ventina di persone, quindi di 62 persone, 20 persone sono venute a fare una chiacchierata in ufficio. Di queste 20, 12 hanno fatto una loro proposta d'acquisto. Immaginatevi, 12 proposte d'acquisto. Il proprietario era in fermento perché veniva messo a conoscenza passo passo sulle nostre attività e ci chiedeva che ha offerto, quanto offerto, e noi assolutamente silenzio per non cercare di, come posso dire, dopare, drogare il mercato, cercando di spargere informazioni, ecco, interne. Quindi alla fine, dopo circa un mese di trattative, abbiamo raccolto queste 12 proposte d'acquisto che sono state fatte di appuntamenti e secondi appuntamenti, quindi un lavoro davvero certosino, un lavoro di ricamo molto importante, e queste 12 proposte erano strutturate bene o male, di cui due o tre erano, se ricordo bene, leggermente al ribasso rispetto a quello che chiedevamo, perché alcuni acquirenti ci dicevano: ma secondo noi non li vale. E noi dicevamo: ma se sono venute 60 persone, le è mai capitato di andare a vedere una casa con 60 persone, poi 60 acquirenti più o meno potenziali, e quindi l'immobile è molto interessante. E niente, le altre invece 9 proposte, se non ricordo male, sono arrivate tutte sopra il prezzo di richiesta del prezzo di listino, che è una cosa che molto spesso ci dicono: Massimo, in che senso? È normale, è una cosa che a Sassari nessuno mediamente o vuole fare o riesce a fare o magari non sa come costruirla, ma in qualsiasi parte del mondo, il mercato, qualsiasi prodotto voi trattiate, se c'è una forte richiesta il suo valore sale. Questo è stato creato fondamentalmente come strategia. In morale della favola, abbiamo venduto l'immobile a una fortunata coppia di giovani che hanno comprato un immobile estremamente interessante a un prezzo sopra il listino, ma che se domani me la dovessero ridare in vendita probabilmente riuscirei a fare la stessa cosa anche con loro, perché hanno comprato un prodotto di estrema qualità, e se la mettessero in vendita domani questa casa qua sopra, probabilmente altre 50-60 persone verrebbero a vedere quell'immobile. Quello che ha funzionato non è stato tanto il ragionamento legato a quanto è bello l'immobile. Sì, l'immobile ha fatto la sua parte, ma è stata tanto lavoro di strategia da parte dell'agenzia immobiliare. Quindi questa è una grande storia di successo per noi, perché è stata la vendita, ne abbiamo fatte tante, sia sopra prezzo di listino che anche in tempi rapidi e in open house, come è successa quella volta. Ma questa è stata quella più gigante, con 12 proposte d'acquisto sul tavolo, e purtroppo tanti clienti acquirenti sono rimasti scontentati. Perché? Perché comunque in realtà alcuni di loro non potevano veramente andare oltre, altri invece sono andati avanti con un po', diciamo tra virgolette, la presunzione di dire il mercato non li vale. In realtà, se qualcuno gli ha pagati determinati importi, vuol dire che il mercato li vale, perché ricordatevi che un prodotto vale quanto il mercato è disposto a pagarlo. Questo è quanto per la nostra seconda puntata. Da Via Italia 50B è tutto. Ciao a tutti, a presto.